appunto, innanzitutto grazie, perché grazie per aver ricordato questo. Per noi è importante che tu sia stato fin dall'inizio in quella ricerca di fisionomia italiana e che tu continui ad esserci. Approfitto per dire che stiamo appunto continuando quella ricerca e stiamo facendo una sorta di implementazione di nuovi casi, una fase 2. Quindi speriamo ancora di averti attivo come prima, anzi di più, dopo tutto ciò. Rispetto ancora alla fisionomia ilariana, noi ci siamo trovati davanti a un dilemma, abbiamo condiviso con te più volte, forse adesso semplicemente lo condividiamo con i presenti, sulla questione del limite territoriale. Perché sì, è vero che la provincia di Como è facilissimo dire, la provincia di Como finisce, però da un certo punto di vista questo territorio ha una continuità territoriale, geografica, morfologica, che in qualche maniera per certi versi è un po' complesso, a volte frustrante andare a suddividere, separare, a rinunciare, come dire, ad alcuni di altri lavori, di altri territori esemplari che comunque fanno parte, come dire, di quell'ambito territoriale che potrebbe essere semplicemente il lago, ma per una questione di provincia noi tendiamo a, come dire, a tagliare un po' anche, come hai parlato ancora un'altra volta, sul vicino Ticino, anche quello, una continuità territoriale interrotta da un limite politico, dunque lì è ancora più forte. Però ecco, da quel punto di vista lì, quali sono i criteri da quel punto di vista che hai utilizzato per l'ambito territoriale? Guarda, qui i limiti che mi sono dato sono dei limiti convenzionali di pura utilità, cioè sia il Novecento, 1900-2000, poi in realtà 1899, perché ho usato quello che secondo me è l'inizio della modernità Como per l'esposizione voltiana, la mia scheda numero 0, così ho pareggiato il conto con 366, sono 365 più lo 0, cioè ho fatto tutto un giochino mentale assolutamente inutile, ma mi sono divertito tantissimo. Quindi sia il limite temporale 1900-2000, sia il limite territoriale la provincia di Como, l'attuale, ammesso che abbia ancora un senso questo aggettivo, l'attuale provincia di Como, sono puramente convenzionali, però non sono privi di significato, né l'uno né l'altro. Allora, sicuramente la questione territoriale è una questione di complessità gigantesca. Como, appunto, me la sono giocata in poche righe con questa coppia dialettica centro e periferia. Allora, Como è evidentemente centro rispetto a un certo territorio ed è altrettanto evidentemente periferia rispetto ad altri centri, non solo più importanti, ma proprio, come dire, dislocati culturalmente in un certo modo. È evidente che ci possono essere tanti territori. Uno dei giochi che consiglio a tutti di fare è quello di provare a ridisegnare su una carta globale a vostra scelta, va benissimo Google Map, i vari territori, la provincia, la diocesi, il bacino imbrifero del lago di Como, eccetera, eccetera, eccetera. È un giochino molto semplice, ma di grande utilità. In questo caso è chiaro che tieni dentro, tieni fuori, insieme ai territori, anche tutta una serie di problemi e di opportunità. Sicuramente Lecco, aver lasciato fuori Lecco è un problema, però Lecco e Como sono due separati in casa, anche quando erano nella stessa provincia, due storie molto diverse. Più complesso è il rapporto col Ticino. Il confine politico è un filtro operante, davvero. La frontiera esiste, anche se noi siamo abituati a passarla che quasi non ce ne accorgiamo, ma la frontiera è un filtro fortissimo, è un filtro anche dal punto di vista architettonico-culturale.
le due storie parallele del razionalismo lariano negli anni 30 e del razionalismo, con tutte le virgolette del caso, ticinese degli anni 30, sono due storie parallele che quasi non si incontrano, nonostante che ogni tanto qualcuno venisse di qua e qualcun altro andasse di là. La comparsata, scusate il termine che può sembrare denigratorio, di Terragni per la biblioteca, per il concorso della biblioteca comunale di Lugano, resta tale, cioè esiti prossimi allo zero assoluto. Non dimentichiamoci che Como scopre il Ticino di sponda grazie alla Biennale d'Architettura di Venezia, la famosa Biennale del Postmoderno, quando ci ha fatto vedere Reichlin, Botta, queste cose qui, e tutti hanno detto: ah sì? Ma i cinesi fanno quella roba qui? Incredibile, ma chi l'avrebbe mai detto? Raccontavo a loro quando per la prima volta io e altri amici siamo andati a parlare e intervistare Titta Carloni, grande, come dire, grande vecchio dell'architettura ticinese, del metodo architettonico ticinese. Era già un grande vecchio quando non era così vecchio, se mi consentite la battuta. Nel 95 a Como, da questa parte della frontiera, non conosceva nessuno. Francamente credo che continuino a conoscerlo in tanti, in troppi, anche in Ticino. Di nuovo cito Archi, la rivista Archi, che gli ha dedicato un numero monografico non moltissimo tempo fa, l'anno scorso, e il succo della questione è che anche lì non è che proprio l'abbiano metabolizzato. Allora, anche su questo bisognerebbe ragionare. Il rapporto tra Como e Milano è un altro problema che ribalta il metodo, perché se Como rispetto al lago gioca a fare da centro, evidentemente nei confronti di Milano non può fare che da periferia. Allora, infatti io ho insistito molto, in maniera credo un pochino così anche un po' divertita, sulle architetture forestiere, cioè su queste architetture che negli anni 50, 60, 70 vengono da Milano e che sono architetture milanesi, si vede che sono diverse da quelle che fanno i Comaschi, e su cui i Comaschi imparano molto. Tra l'altro credo di non andare lontano davvero ricordando come molti giovani studi di architettura a Como lavorano per i quelli che si capisce saranno maestri tra breve, dopo poco, milanesi, che costruiscono a Como e che hanno bisogno di qualcuno che faccia che segue il cantiere. Allora, anche su questo bisognerebbe ragionare. Dietro i nomi dei progettisti, poi ci sono degli studi che lavorano, ci sono dei direttori lavori che seguono il cantiere e via di questo passo. Anche qui la documentazione è carente, diciamo così, ho fatto ogni sforzo di migliorarla, ma devo dire è ancora molto al di sotto anche delle mie aspettative, cioè dei miei standard, diciamo così, però su questa cosa bisogna cominciare a lavorare. La stessa cosa mi viene da dire è questo territorio di riferimento che pulsa, che si espande, che si riduce, vale anche per le committenze, su cui non sappiamo veramente niente. Cioè poi noi chiacchieriamo sulle difficoltà di capire il gioco delle committenze del 6-700, non sappiamo niente di quelle del 900. Cioè, non sappiamo chi sono le famiglie
che chiedono a questi architetti e quali sono i meccanismi per cui alcune committenze sicuramente importanti passano da Como, da Milano. Nessuno fino a pochissimo tempo fa, e sono contento che un altro mio carissimo amico con cui spesso lavoro e che è omonimo di quello che ho citato prima, ma sono due persone diverse, cioè l'architetto Tiziano Casartelli di Cucciago, con Canturium e con il lavoro sulla selettiva, ha messo il dito nella piaga del rapporto tra design e architettura. Allora, quando a metà degli anni 50 i canturini cominciano a fare la selettiva e chiamano qui i grandi designer del nord Europa e i mobilieri di Cantù hanno detto che questi qui sono matti, chiamano Alvar Aalto, chiamano i designer danesi a fare la selettiva a Cantù, i mobilieri canturini continuano a fare i loro begli arzigogoli, ma intanto le cose cambiano. E allora non è un caso, secondo me, che le architetture canturine siano così diverse dall'architettura del capoluogo comasco. Sono diverse. Non è un caso che un architetto come Giulio Moscatelli, canturino, ingiustamente poco valorizzato, secondo me è un grande della seconda metà del Novecento del nostro territorio, sia così diverso dalle architetture comasche. Intanto perché non ha l'eredità del razionalismo, non guarda in faccia nessuno, non ha terragni da ossequiare, lo dico con tutta la coscienza di dire che gli manca anche un punto di riferimento, però fa delle cose veramente diverse. Perché Cantù guarda Milano? Perché le ditte dei mobilieri, dei grandi mobilieri, già negli anni 50, 60, chiamano dei progettisti diversi da quelli, dai professionisti comaschi? Certo, la B&B di Novedrate, Renzo Piano, Richard Rogers, però uno secondo me dei grandi capolavori misconosciuti dell'architettura comasca della seconda metà del Novecento è la fabbrica e sala espositiva Bonacina di Lurago d'Erba, Forges d'Avanzati, milanese, secondo me è un edificio, una bellezza straordinaria, non è tra questi perché casualmente non l'ho messo, ma c'è davvero una di quelle cose da andare a vedere, pubblicata peraltro all'epoca, quindi non proprio sconosciuta. Qualche duma come se la ricordava, francamente direi poco. Perché l'industria, cioè la società idroelettrica Comacina Subalpina, secondo delle varie denominazioni societarie, chiama un architetto monzese come il Vittorio Faglia, che fa un bellissimo edificio, guardo Giovanna perché è un amore che condividiamo io e lei, di Viale Cavallotti. Ma poi fa anche, e ci tenevo a metterlo anche se l'hanno selvaggiamente violentata, una casetta per lavoratori alla stazione di trasformazione elettrica di Grandole d'Uniti, ci ho impiegato giorni a trovarla, poi ho capito che era irriconoscibile, però alla fine l'ho fotografata lo stesso. Allora, cioè, sono queste le dinamiche. Qual è il territorio di riferimento di questi edifici che ho citato adesso? Il comasco? Forse no, non lo so, ma è appena passato il Bacchetta. Il Bacchetta è un altro punto di incontro tra Como e Milano. Il Tribunale è un altro grande punto di incontro tra Como e Milano, su cui bisognerebbe ragionare, il setificio. Su cui credo che a questo punto, forse dopo averli messi in fila, potremmo anche cominciare a lavorare, potremmo, cioè insieme, forse sarebbe interessante.